Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Stagione 15, episodio 176, Mio Podcasting. In questo breve e fugace podcast parleremo rapidamente di due playlist di YouTube: Memoria storica, epidemia SARS-CoV-2 COVID-19 in Italia dal 2020 al 2023. 4 anni di podcast in cui ho rappresentato in modo veritiero e corretto in una serie di podcast numerosi, che vanno a sintetizzare tutta una serie di bloggate in cui troverete un muro chilometrico di fatti posti a confronto con sintesi dei verbali del CTS. Tramite questo breve confronto scaturiscono tutta una serie di naturali e logici quesiti che sono essenzialmente senza risposta. Tutta una realtà che i giornaloni Onioni e le televisioni Onioni vi hanno coverappato e che voi molto probabilmente non avete memoria di questa realtà che è accaduta, perché siete succubi della sindrome di Stoccolma che i mass media italiani, i giornaloni Onioni e televisioni Onioni vi hanno provocato. Ecco, se vi volete destare dalla sindrome di Stoccolma che i mass media italiani vi hanno procurato, io vi consiglio caldamente di andare a fruire il podcast, appunto, Memoria storica, epidemia COVID-19 in Italia dal 2020 al 2023. 4 anni, i vari podcast sono divisi sostanzialmente sia per ondate quanto per confronti infraannuali, e anche con altri paesi, ovviamente, in particolar modo con il Giappone. Quindi tutta una realtà che è composta da fatti, da un muro chilometrico di fatti, un muro di fatti probabilmente più lungo del muro cinese, della muraglia cinese, che vi riporteranno forse alla realtà se avrete voglia di leggere, scorrere, pensare e riflettere e capire. La seconda playlist è uno spin-off di questa, e è intitolata La strategia della rigenerazione di Soros. È una playlist di YouTube che sia l'altra che questa ho convertito in podcast. La strategia di rigenerazione di Soros YouTube playlist è una playlist più corta della precedente, dove anche qui vi estrinseco e vi dimostro che è accaduto quello che, in che cosa consiste la strategia di rigenerazione di Soros, e vi mostro che la mia idea trova una serie, quindi la mia idea e le mie opinioni trovano una serie di fatti chilometrici che sostengono e a mio avviso dimostrano quanto dico. E che cosa vi posso dire? In breve sostanza, la strategia di rigenerazione di Soros, che poi sarà replicata perché la storia ha dimostrato che è possibile ammazzare italiani malati e vecchi che sono consumatori di pensioni e di sanità, utilizzando un virus batteriologico come un forno crematorio ambulante, causare poi un blocco della circolazione, del movimento delle persone, che causa una ristrutturazione del capitale con fallimenti delle aziende piccole e marginali per dare più spazio commerciale alle aziende più grandi e forti che sono sopravvissute, che possono andare a occupare le quote di mercato delle aziende più piccole e marginali morte dentro, diciamo, il Covid, periodo di lockdown e di forti restrizioni della mobilità. Anche questo è un effetto della strategia di rigenerazione di Soros, quanto la sostituzione etnica dei morti di Covid italiani con giovani immigrati clandestini a cui dare i soldi, i quali non sono consumatori di sanità, non sono consumatori di pensioni per banali ragioni anagrafiche. Con questo delirio di Soros, che è stata questa strategia di rigenerazione di Soros per creare PIL
a far abbassare il quoziente debito PIL. Nel mito di una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite troverete questo bel podcast, La strategia della rigenerazione di Soros, in cui tutti i partiti politici italiani, dalla sinistra alla destra, hanno partecipato alla sua implementazione, che è partita addirittura con la distruzione della dottoressa professoressa Capua, che in modo incidentale l'Italia stava cercando di alzare in periodi non sospetti dopo l'epidemia SARS e l'aviaria, che per fortuna non divennero pandemia. Stava cercando in Italia, si cercava in modo incidentale di creare una sorta di baluardo, ma che la sinistra, il PD e il Movimento 5 Stelle hanno distrutto, proprio perché, ecco, se volete capire il perché dovrete andare a fruire appunto questo podcast, La strategia della rigenerazione di Soros, che lega tutta una serie di fatti, inclusa la guerra in Ucraina, che è servita essenzialmente per destrutturare la memoria agli italiani, in particolar modo agli europei, degli attacchi batteriologici che hanno subito dalle classi politiche, proprio per demitralizzare le curve demografiche, abbassare la vita media e rimuovere, sopprimere con una selezione e una morte scientifica malati e vecchi. Ecco, questo è più o meno tutto. Due podcast belli pesanti, la prima che vi ricorda la memoria storica. Questi podcast si orientano sia a quelli che si vogliono destare sostanzialmente della propria sindrome di Stoccolma, quanto agli storici attuali e futuri, che spero che questi podcast assieme ai miei blog possano sopravvivere come fonti storiche a testimonianza di questa mortale strategia che è stata implementata da Soros e che poi ha colpito tutti i paesi del primo mondo, riverberandosi anche in tutto il mondo, ma che era stata studiata essenzialmente per colpire i paesi del primo mondo e far ricadere poi la colpa alla Cina, andando in ultima analisi a sostenere il pivot in China. Il perché è tutto spiegato in questi podcast, che io vi consiglio di andare a fruire, e spero che questi podcast possano sopravvivere e possano essere utili agli storici moderni, attuali e futuri, per andare a smerdare questa massa di assassini che ha fatto una roba non troppo dissimile dalla Shoah di Hitler. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!